Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta mocaccina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono per la torta farina di tipo 00, fecola di patate, yogurt al caffè, uova, zucchero, olio di semi di girasole, caffè solubile, lievito per dolci vanigliato e sale. Per la crema, latte, panna fresca per dolci, zucchero, aroma di vaniglia, amido di mais e miele. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la crema. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte. Il miele. L'amido di mais. E l'aroma di vaniglia. Ed azionare il bimby per 7 minuti, 90 gradi, velocità 4. Trasferire in una ciotola capiente e lasciare raffreddare a temperatura ambiente mescolandola di tanto in tanto. Lavare e asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepariamo la torta. Mettere nel boccale lo zucchero e le uova. Ed azionare il bimby per 6 minuti. 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere il caffè solubile, l'olio, la fecola di patate, la farina, lo yogurt al caffè, il lievito e il sale. Ed azionare il bimby per 3 minuti a velocità 4. Versare in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Nel frattempo riporre la panna in congelatore per 45 minuti. Trascorso il tempo, montare la panna. Posizionare la farfalla sulle lame. Versare la panna. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è perfettamente montata, trasferire nella ciotola con la crema. Ed amalgamare con la spatola. Riporre in frigo fino al momento dell'uso.
La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, tagliare in due e farcire con la crema. Spolverizzare con il cacao amaro e riporre in frigo per almeno 30 minuti prima di servire. Torta mocaccina. Grazie e alla prossima ricetta.